Deve essere stata una scena terribile, 60 morti, oltre 1500 feriti, una vera e propria tragedia in un momento storico del nostro paese in cui la sanità non era certo quella di adesso. L'anno scorso sono state ritrovate delle foto bellissime presso l'Archivio Nazionale dei Vigili del Fuoco che dimostrano appunto la difficoltà, soprattutto dei soccorritori in un momento di dramma. Di sabato mattina sicuramente faceva molto più freddo di questa mattina, sicuramente la città era molto diversa da quella che noi conosciamo oggi. Il bel documentario che fu proiettato all'auditorium sullo scoppio del 38 fra poco sarà liberato dai diritti dopo aver partecipato agli ultimi festival nazionali sul documentario e tutti i cittadini di Colleferro e non solo di Colleferro lo potranno vedere in maniera libera e condividere e mostrare come momento di memoria delle interviste, soprattutto a chi quella mattina era presente, a chi quella mattina conserva, a chi di quella mattina conserva un ricordo. Il metodo è un metodo intelligente, cristallizzare la memoria, perché sappiamo che purtroppo chi ha vissuto quegli anni non ci sarà per sempre e supportarla da mezzi tecnologici che consentano alle future generazioni di rivivere quei momenti, di rivivere quei tratti, seppur drammatici, della nostra storia di comunità. Non è vero che le comunità giovani non hanno storia, noi abbiamo, diciamo così, neanche un secolo di storia, eppure la nostra comunità, nata da contributi provenienti da ogni parte del paese, è una comunità che ha tanta storia, che ha vissuto tanto perché ha lavorato tanto e ha condiviso tanto. La memoria non è fatta soltanto di celebrazioni, è fatta di riflessioni, di approfondimenti, di, diciamo così, capacità di sentire su se stessi una responsabilità del ricordo, la responsabilità di chi attualizza, la responsabilità di chi trasmette. Probabilmente il nostro impegno dovrà continuare perché soprattutto i più giovani possano essere protagonisti e diciamo così, sentirsi cittadini di Colleferro a tutti gli effetti e cittadini naturalmente del paese, della nostra Repubblica, con grande orgoglio e con grande senso di appartenenza. L'orgoglio è una cosa bella, non è una cosa brutta. Tante volte quando si dice che una persona è orgogliosa si tenta di dare una visione negativa, no? È come se fosse un rimprovero, ma non è sempre così. L'orgoglio di appartenere ad una comunità come la nostra, l'orgoglio di essere cittadini, di far parte di un gruppo più ampio, di una comunità più ampia, è invece una cosa bella, è un complimento che tutti quanti noi dobbiamo farci e dobbiamo tenere, come, diciamo, punto principale nella vita della comunità. Io ringrazio di nuovo locali, vigili del fuoco, guardia di finanza, l'arma dei carabinieri, la polizia di stato, i bersaglieri, la Croce Rossa, tutti coloro che hanno ricevuto il nostro invito e che lo hanno rispettato, perché l'invito quest'anno era particolarmente rigido per tenere fede alle regole anti-Covid. Non credo di dover aggiungere altro, ringrazio di nuovo tutti voi, spero, perché è possibile che nelle prossime ore la nostra città possa essere onorata di un omaggio importante proprio in questa data e per questa data, non ne ho naturalmente ancora la certezza, ma credo che se avvenisse sarebbe un bel segnale perché noi veniamo fuori da un periodo difficile. I 12 mesi che ci siamo lasciati alle nostre spalle sono stati 12 mesi pesanti, per tante ragioni che accennava anche Don Ettore. Un po' di, diciamo così, di sostegno non ci farebbe male, ecco. Non aggiungo davvero altro, grazie a tutti, buona giornata. Ora nell'andare via naturalmente continuiamo a mantenere il distanziamento e a garantire che tutto avvenga nel rispetto delle normative. Buona giornata.